Quindi questo è molto importante, quindi non sono io che entro nell'arte marziale, ma è l'arte marziale che entra dentro di me, dentro i miei spazi, dentro le mie Questo è un concetto molte volte difficile da capire per un neofita, ma attenzione perché è molto importante. Cioè non ci preoccupiamo tanto di cosa fa l'altro, ma ci preoccupiamo di rispettare, passami il termine, di rispettare le mie regole personali. Esatto. Un'altra cosa molto importante, è vero che nel programma di orientamento vediamo sempre questi attacchi fatti dall'esterno in questo modo, però ci tengo a far capire a tutti quanti gli ascoltatori, così c'era una volta quando c'era la radio, che il TUG interviene sui cancelli esterni alti. Non solo se la persona mi attacca con, per esempio, con una specie di gancio che abbiamo fatto adesso, ma fosse pure che attacca, per esempio, con un backfist oppure con un'azione dall'esterno di qualsiasi altro tipo, ma anche fosse col braccio opposto, cioè anche se dovessi ricevere un colpo di questo tipo e io sono da questa parte, non è che vado a inventarmi altre robe. Se questa azione viene a colpire in quest'area, io utilizzerò sempre e soltanto TUG e lavorerò esattamente nella stessa situazione. Vogliamo farlo vedere così magari è più chiaro, no? Quindi l'idea è, può essere se, se questo arrivato in quest'area, io lavoro esattamente in questo modo, se arrivo in quest'area, sempre esattamente nello stesso modo. Sbracciare così. Potrebbe essere anche, ad esempio, che io faccio uno spostamento e poi vado sempre diretto. Uguale, la storia è sempre la stessa. Quindi non sono io che modifico le tecniche